Quanto alla non presenza dei ministri della Lega alla riunione del Consiglio dei Ministri, ce lo spiegherà l'onorevole Salvini oggi o domani, ma gli scambi che sono avvenuti prima nei giorni passati, in cabina di regia, in varie conversazioni, eccetera, avevano dato informazione sufficiente, diciamo, a valutare il contenuto di questa legge delega, che, come ho detto, è molto generale. Quindi non è che si prendono poi impegni che poi diventa difficile mantenere, oppure si fanno promesse, è una scatola, come dico, che si ispira a certi principi che ritengo siano condivisi ampiamente anche dalla Lega.